Al centro dell'iniziativa le qualità umane e sportive di Gioacchino Mancuso del team Atena, che nel marzo scorso è stato proclamato campione europeo K1 Martial Combat Pro. E al giovane atleta, che non ha mai mancato di esprimere gratitudine ai maestri che gli hanno permesso con i loro insegnamenti di raggiungere gli altissimi livelli odierni, nel corso dell'incontro tenuto alla UIL è stato consegnato un riconoscimento. Io comincio, come spesso succede ai ragazzi, guardando la TV. Mi ricordo che quando ero piccolo guardavo Rocky, quindi tutti conoscono il film Rocky, e mi ha appassionato talmente tanto che mi ha proiettato verso la prima palestra. Poi nella mia carriera agonistica comincio a combattere all'età di 22 anni. E da lì non mi sono più fermato, fino ad arrivare ai campionati pro. Ringraziando a Dio, marzo del 2019 ho vinto il mio primo titolo europeo pro e spero che ci possa essere un proseguo per altri eventi. Lo sport secondo me è fondamentale per i giovani, perché sia a livello agonistico sia a livello amatoriale lo sport richiede comunque sia del sacrificio, e diciamo è il valore che più ammiro di questo, dello sport, ecco, perché per arrivare a risultati veramente importanti c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno anche di umiltà, c'è bisogno di valori che comunque sia ai giovani e alle persone fanno veramente bene. Presente all'iniziativa il segretario generale della UIL Trapani, Eugenio Tumbarello, oltre che i rappresentanti della UIL Pensionati e dell'ADA Sicilia. Proprio nella figura del giovane trapanese, il sindacato dei pensionati e l'associazione hanno individuato valori quali l'impegno e la dedizione e il ruolo delle attività motorie in un'ottica di promozione di corretti stili di vita. Abbiamo messo questo slogan in aggiunta al nostro titolo, che è appunto l'associazione dei diritti degli anziani. Generazioni Unite significa insieme, cioè unire gli anziani ai giovani, soprattutto ai giovani senza speranza, per dare con l'esperienza degli anziani possibilità migliori ai giovani per quanto riguarda il loro futuro. Riteniamo che lo sport sia un elemento essenziale per una serie di questioni che stiamo affrontando, a partire per esempio del dialogo intergenerazionale. Perché questa favola che gli anziani tolgono il futuro ai giovani la dice lunga. La verità è che Mancuso ha dimostrato come questo scambio, perché chi ha formato Mancuso è un maestro, che è una persona anziana e che ha trasmesso sapere ed esperienze.